Andrea, spero tutto bene e che comunque i tuoi fan non ti scrivano più di tanto. Stai bene? Era il buon di BK, stiamo organizzando per stasera. Forse Cosa dovete fare stasera? ci sono anche le ragazze con noi, quindi però niente lo stesso. Ma lui sta riprendendo a correre oppure no? No, no, lui è fermo ancora, ma è un tasto dolente sia per me che per lui, ci soffro di più che lui. In realtà quando questo video uscirà, sicuramente se io non corro mi suicido. Porca Eva, maledetta, ma credo anche lui. Però il video l'abbiamo realizzato a metà giugno, ma in realtà uscirà a luglio, quindi vabbè, questa è una nuova scarpa che è appena arrivata e che vorrei che tu analizzassi. Mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa. Sto vedendo tua figlia che lì in piedi che ci fissa, un po' stranita. Vabbè, ci stanno guardando tutti, però sicuramente il modello non lo indovini, però vediamo, 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 vediamo. Sei pronto? Vai. Questo lo lancio bene, Inizia a sopra la lanciare. telecamera, vado. Numero. Sei stato bravo, sei Sei stato stato bravo bravo. perché hai fatto un lancio a dir poco imbarazzante. Allora, questo era già aperto, hai fatto la, com'è Non che l'ho si aperto chiama? io, non l'ho La aperto rivalsa lì, com'è che si chiama? io. Non l'ho aperto io. Di che marchio si tratta? Secondo me questo lo puoi indovinare dal battistrada. Max, ma porca Eva, non riesco a togliere la carta dentro. Lo puoi indovinare dal battistrada? Di No, infatti mi sembrava. averlo già testato, no? L'hai già testata sta scarpa? Non l'avevo mai testata? Non l'abbiamo mai testata sta scarpa, però è col carbonio o senza carbonio innanzitutto? No, direi senza. Però qualcosa di simile l'abbiamo già testato. No, fammi concentrare un attimo, dai. Se vuoi il suggerimento te lo posso dare. Non capisco la mescola. È un marchio che abbiamo già testato a più non posso, soprattutto nel 2022. Ero indeciso su una Pegasus, ma sento il battistrada che non è quello di una Pegasus. No, assolutamente non è una Pegasus. Ma non è neanche una Nike. Non è una Nike. La linguetta che mi sembrava molto quella di Nike mi aveva portato fuori strada. Spazio sull'avampiede è abbastanza importante. Quindi è una scarpa che potrebbe essere un'altra. Strana È un'altra, è un'altra. Beh, di brutto, cioè non. direi che puoi aprire Sì, gli posso occhi. guardare perché non. Puoi aprire gli occhi, è una Vanish Tempo. Abbiamo testato la Vanish Carbon e questa qua invece è la Vanish Tempo. No, non l'avrei mai beccato, per di più mi portava fuori strada la linguetta così. E poi guarda che comunque le dita qua sotto non le senti quando passi la mano, cioè è davvero difficile beccarla. Ma no, ma sei bravissimo, non ti devi giustificare. No, no, ti dico, ho fatto davvero fatica anche perché mi sembrava una Pegasus con un'intersuola diversa, perché davvero me la ricorda molto. L'avampiede non sembra così largo come al suo solito. Vabbè, adesso mi dirai se è stesso numero oppure mezzo numero in più. Ovviamente guarda se è il mio numero o il tuo numero. Praticamente questa qua è una scarpa da medio dovrebbe essere. È una scarpa da medio, esattamente. Allora, il numero 9,5, quindi dovrebbe essere il mio. Ci sto dentro a pelo io, quindi sì, questa qua forse vado a prendere mezzo numero più grande, eh. Sì, beh, come sai io altra preferisco mezzo numero più in più, però è chiaro che questa la usi per 45 minuti, quindi poi dipende da quanto fai il medio. Però l'altra volta, non mi ricordo quale abbiamo provato, che invece il 9,5 era giusto, quindi sembra un po' un casino. Sì, secondo me uno dei difetti di questo marchio ha tantissimi pregi, è proprio la difficoltà di capire prima di utilizzarla che numero prendere. Sì, a parte che sono scarpe secondo me che vale la pena provare in negozio perché sono un po' più strane rispetto al solito, quindi cioè, a me piace la concezione della scarpa larga, poi per di più non è neanche più così estrema come altezza dal suolo, cioè, c'è una bella protezione, diciamo. Facciamo mente locale, capiamo un attimo quanto pesano, hai 2 minuti per capirlo, poi ti faccio alcune domande e dopo vediamo un po'
Cosa ne pensi di questa scarpa? Basta caffè però, magari quelli online, quelli li gradiamo sempre. E quelli online ti servono per acquistare nuove scarpe e fare nuove recensioni, magari di marchi un po' meno conosciuti. Sto testando la scarpa, Max. Okay, non mi si vede più. Andrea, beh, allora secondo me questa scarpa credo che abbia il suo perché. Cosa ne pensi di questa Vanish Tempo? No, devo dire che è una scarpa che è bella ammortizzata, te l'ho detto prima. Apprezzo questa versione un po' classica di altra. Magari gli aficionados saranno un po' meno d'accordo con me, però ti devo dire, si sta avvicinando a una scarpa classica. Non so quant'è di drop, non sembra zero. Avrei detto un 4/8. Invece dovrebbe essere zero. Dovrebbe essere zero, allora... Poi glielo metto, lo metto in sovraimpressione. È fasullissimo sto pezzo qua. E, beh, se è drop zero, allora ancora più particolare. Una scarpa ottima per fare gli allenamenti veloci, credo anche i lenti, perché alla fine è tanto ammortizzata. In generale mi piace, ti ho detto, sembra molto una Pegasus con una mescola premium e il drop zero. E invece cosa ne pensi della tomaia e confermi mezzo numero in più? Confermo il mezzo numero in più, assolutamente, mi è proprio giusta e sentivo già il calletto sul mignolo. Per il resto ottima tomaia, vedo che c'è del rinforzo sia all'interno che all'esterno, quindi la tomaia normale più il rinforzino che credo che faccia anche da chiusura per i lacci, quindi una specie di fly wire. Anche questi lacci mi sono piaciuti particolarmente, come li hai visti? Lacci semplici, normali, bisogna capire dopo l'ora di utilizzo se si slacciano. Ne ho trovati pochi che mi hanno fatto incazzare come un'ape. Non so questi, vediamo la recensione completa, poi quale sarà il verdetto. E invece a livello di intersuola, come l'hai vista? E poi soprattutto c'è una grande quantità di intersuola nella parte posteriore, cosa ne pensi? No, te l'ho detto, tanta schiuma che mi fa molto piacere, anche perché il drop basso comunque qualche volta dà problemi ai tendini, avendo almeno tanta ammortizzazione un po' lenisce. Non è con la mescola soffiata di nuova generazione, non è morbida, è abbastanza pesante, però è molto protettiva e comunque veloce. Mi ricorda un po' quella di Scott e quella di Adidas, diciamo. La scarpa pesa comunque, non l'hai detto, sei stato furbetto, 253 grammi, quindi comunque una scarpa assolutamente abbastanza leggera. Ma non so se nel fuori onda ho detto 250-260, quindi sì, forse sono stato furbetto a dirlo fuori. No, beh, per essere una scarpa da medio è giusto come peso. Se poi pensi che ultimamente le scarpe pesavano tutte, prima c'erano le scarpe sopra i 300 grammi e sotto i 300 grammi, fondamentalmente adesso sono quasi tutte sotto i 300 grammi, e se pensi che una scarpa con una mescola così pesa 260 è abbastanza, quindi era proprio quello che ti stavo dicendo della mescola, della schiuma, che è abbastanza pesantina. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista, sembra simile a quella delle Vanish Carbon, cosa ne pensi? Simile ma non uguale, invece questo mi sembra più morbido, meno plasticoso. Quello della Carbon, se ti ricordi, sembrava, cioè si scivolava quasi sui San Pietrini, sul porfido, mentre con questo qua non ho avvertito lo stesso problema. Anche in questo caso secondo me dovremmo fare un test in pista e magari confrontare scarpe, le due scarpe, perché comunque sono assolutamente eccezionali. L'ultima domanda che ti pongo è: secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Altra di solito era adatta a chi pesava poco e correva di avampiede. In questo caso secondo me è una scarpa che apre un po' di più il mercato anche ad atleti un pochino più pesanti e ad atleti che non hanno un appoggio di avampiede. Questo perché c'è tanta schiuma, il tallone è bello protetto, non abbiamo fatto vedere la conchiglia, se guardi qua è molto morbida, qua invece c'è la conchigliona. Ti dico che è una scarpa un po' per tutti, forse pesi massimi e lentoni non gliele farei usare, direi indicativamente sotto i 5,30 per goderne un po'
le qualità e sotto gli 80 kg. Appoggio neutro chiaramente, perché comunque l'altezza dal suolo è abbastanza importante, credo che tu sia d'accordo. Bravo, appoggio neutro, ho notato un po' di cedimento mio in generale, quindi sì, assolutamente per neutri o supinatori. Credo che la qualità di questa scarpa sia assolutamente eccellente. Nei prossimi giorni, questo video è stato registrato in giugno, ma nei prossimi giorni faremo la recensione completa, non aspettate un mese come invece faremo noi. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.